Fabrizio Corona ha replicato alle parole che Belen Rodriguez gli ha rivolto dopo il suo intervento all'Isola dei Famosi. Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona. L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi ha creato molto scalpore. Il motivo? L'intervento di Fabrizio Corona. L'imprenditore ha fatto un video per Riccardo Fogli in cui ammetteva di essere stato lui ad aver pubblicato la notizia del tradimento della moglie Karin con Giampaolo Celli. Tuttavia, le parole molto dure usate da Corona verso il cantante hanno indignato anche la sua ex fidanzata Belen Rodriguez. Ecco che cosa ha detto Corona. Tu sei un uomo di 70-75 anni, io ne ho 45, se ci mettiamo con donne più giovani dobbiamo accettare che poi ci tradiscano. C'è consciamente o inconsciamente questo accordo, in fondo siamo tutti cor asterisco i, dai. Belen ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram mettendo una foto di Riccardo Fogli in lacrime e la scritta: dico solo, che schifo. Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, com'è che il rispetto non ha più valore? Ebbene, Fabrizio Corona ha replicato molto duramente a questo attacco. Fabrizio Corona attacca Belen Rodriguez. Parli tu che fingi di essere una persona che non sei. L'ex re dei paparazzi, il mattino dopo la puntata dell'Isola dei Famosi, ha rivolto un duro attacco nei confronti di Belen. Corona ha scritto su una sua Instagram story ben detto da una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive. Per lui Belen ostenta una felicità e un equilibrio familiare che in realtà non ha. La showgirl, inoltre, vorrebbe essere sempre protagonista e per fare questo, appunto, finge di essere una persona diversa da quella che è. Il suo messaggio si conclude così: almeno io, nel bene e nel male, ci metto sempre la faccia e dico quello che penso. Il significato e il senso della vita lasciali perdere, ti prego. Fabrizio Corona spiega i motivi del suo intervento all'Isola dei Famosi. Dopo questo attacco, Corona ha fatto una serie di Instagram stories in cui spiega i motivi della sua partecipazione al reality. Ha detto che la produzione l'ha chiamato viste le dichiarazioni fatte da Riccardo Fogli nei confronti di chi aveva pubblicato la notizia. A quel punto, lui si è sentito in dovere di mettere la faccia e difendere l'attività del suo giornale, Corona Magazzine, che è suo, ma che è gestito da altre persone che lavorano per lui.